ragazzi, guardate cosa c'è scritto qui. Nel 1747, Re Carlo di Borbone istituì l'Università degli Studi di Altamura. Sì, sì, guardate, su proposta dell'arciprete della chiesa locale, Monsignor Marcello Papignano Cusani. Ehi, sapete che 2 anni dopo Cusani istituì la cattedra di filosofia e geometria? E sapete anche che è stato assegnato a un professore altamurano, Giuseppe Carlucci, uomo con grandi competenze e costantemente aggiornato. Ragazzi, sentite un po'. Anni dopo il suo posto lo prese un suo illustre allievo, Luca De Samuele Cagnazzi, anche lui di Altamura. Buon matematico, economista, geologo, botanico e tanto oltro ancora. Cagnazzi si propose di risolvere uno dei problemi dell'epoca: la carenza di strumenti per lo studio delle scienze. Si prodigò per offrire ai suoi studenti adeguati strumenti per le sperimentazioni e per la divulgazione dei principi delle scienze, innanzitutto fra i giovani. Professore, che sorpresa! Ha fatto un viaggio nel tempo? Ci spieghi, cos'è il tempo? Il tempo è la durata dell'esistenza delle cose o della loro azione. E si può misurare? Potendosi il tempo misurare dalla rivoluzione dei corpi celesti o dai fatti che somministra la storia, dividersi perciò la cronologia in matematica, ossia astronomica, ed in cronologia storica. È il giorno? È la notte? Il giorno è il tempo che impiega il Sole a fare il suo giro apparente intorno alla Terra, ma in realtà è il giro di questa intorno a se stessa. Il giorno è il tempo che impiega il Sole a stare sopra l'orizzonte. Il tempo che impiega il Sole a stare sotto l'orizzonte chiamasi notte. Come si misura la durata del giorno e della notte? La rivoluzione della Terra intorno a se stessa non si compie sempre esattamente in tempi uguali. Alcuni giorni, dunque, sono più lunghi ed altri più corti, ma questa differenza non eccede 4 in 5 minuti primi, in più o in meno, come mostrano gli orologi esattissimi a pendolo che usano gli astronomi. Da cosa dipende? Dipende dal moto annuo che essa Terra fa intorno al Sole, in un'orbita ellittica, ossia ovale e non in cerchio. Come possiamo regolare l'orologio? Il modo sicuro di regolare l'orologio è al passaggio dal meridiano nel mezzodì, mediante un'esatta meridiana. Mi toglie una curiosità. Perché si è interessato a diffondere le scienze tra i giovani? Io sono persuaso dall'utilità e dell'istruzione della nostra gioventù, da cui il futuro benessere aspettare dobbiamo.